Il Sulmona conquista la prima vittoria della gestione Luiso. Continua invece il momento negativo della Minternina nelle gare casalinghe. Questo l'epilogo del derby della provincia dell'Aquila, una partita per niente esaltante, anzi lontana anni luce dai ritmi della Serie D. Le responsabilità maggiori le hanno i padroni di casa che avrebbero dovuto fare la partita. Non è stato così, a giovarne è stato il Sulmona che segna subito ed amministra il vantaggio sino al termine, portando a casa questa vittoria fondamentale. Al secondo minuto un retropassaggio azzardato di Loreti costa caro alla Minternina perché si inserisce Pellegrini che avanza, supera Spacca e realizza. Si rivelerà decisivo il gol in una partita che non offrirà proprio nulla. Sono poche le occasioni, sia dall'una che dall'altra parte. Al 14° Pellegrino prova a trafiggere Spacca, questa volta con un pallonetto. Un minuto dopo Costi, marcato da Squawk, finisce giù, ma viene ammonito per simulazione. Al 21° Mariani della Minternina conclude da centrocampo con Meo che para. 4 minuti dopo Meo dice no ad una conclusione di David Lennart. Al 29° Fraghi su Torbidone. L'attaccante della Minternina viene ammonito per simulazione. Il giallo gli costerà caro nella ripresa. Al 34° il Sulmona rischia grosso quando dopo un tiro di Costi c'è la deviazione di Fraghi con Meo che si salva. Altro episodio contestato, a reclamare questa volta il Sulmona. 43° minuto, Pellegrino serve in avanti Magadino che, marcato da Mariani, finisce giù. Non è rigore per Santorelli di Salerno. L'azione prosegue e si sviluppa un'offensiva della Minternina che porta al tiro Costi. Finisce il primo tempo. La ripresa cala notevolmente di tono, il Sulmona continua ad amministrare il prezioso risultato e la Minternina non reagisce. Mancanza di capacità o di volontà? Vincenzino Angeloni fa entrare anche Cerroni, ma non risolverà nulla. Per vedere un tiro in porta bisognerà attendere il 20° quando Taliano, entrato al posto di Magadino, conclude, ma la palla attraversa tutta l'area e termina nei pressi del corner. Al 35° i padroni di casa restano in 10. Torbidone protesta perché l'arbitro non fischia il fallo su di lui. Doppio giallo e Torbidone va in anticipo sotto la doccia. Tiene banco poi un altro episodio, quello del 39° tra Di Francia e Valente. Subito dopo la Minternina manca il gol del pari. Peveri si libera di Cavasini, il suo diagonale termina fuori. Negli ultimi minuti l'ottimo Pellegrino si libera di più avversari. Palla che termina di poco al lato. 93° minuto, tira alle stelle Cerroni, sintomo di una partita negativa sotto ogni aspetto per la Minternina. Dopo 4 minuti di recupero fischia alla fine Luigi Santorelli di Salerno, che all'uscita dal campo viene contestato dal pubblico di casa. La sconfitta odierna complica il percorso di uscire dai play-out. Il Sulmona invece si rilancia e guarda con più fiducia all'obiettivo salvezza. Il Sulmona festeggia per la prima vittoria della gestione Luiso. Luiso, una vittoria importantissima, 3 punti che valgono doppio. Sì, sì, abbiamo fatto una buona gara contro una diretta concorrente, 3 punti importantissimi. Ho visto lo spirito giusto, ho visto la rabbia giusta, la cattiveria giusta. Analizziamo la partita, abbiamo avuto 2-3 palle gole limpide noi con Pellegrino, loro hanno solo giocato con questa palla buttata lunga lì che era presa facile di Meo, però abbiamo tenuto bene, c'è stata la determinazione giusta, la cattiveria giusta e c'è stata una settimana importante dove tutti con la testa abbassata nel senso che avevano capito la batosta che avevamo preso in casa domenica. Quei gol contro la Fermana sono serviti come lezione, si può dire così. Noi abbiamo perso contro una signora squadra che era la Fermana, ma bisognava perdere in un'altra maniera, non perdere dove gli abbiamo regalato 4 gol su 5, ma gliel'abbiamo regalato noi, allora loro lo sapevano questo, cioè erano arrabbiati ed incazzati al punto giusto. Si sono allenati bene, con l'umiltà giusta, hanno fatto gruppo, si è visto l'entrata di Pezzù, l'entrata subito in partita. Cavasin ha sofferto tantissimo, Bernardo ha fatto benissimo, Piccirilli per la prima volta dentro, un 95, ha fatto una partita molto molto tattica. Ho messo l'esperienza di Di Francia che sta recuperando man mano la forma fisica, è un giocatore importante che ci dà l'esperienza dietro e niente, poi abbiamo Meo che adesso inizia a uscire pure dalla porta, ci dà sicurezza, questa sicuramente
È un dato importantissimo, però non ci montiamo la testa, rimaniamo con i piedi per terra. Sono contento per i ragazzi perché dopo tanto 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 lavoro, dopo un mese e mezzo che stiamo insieme, sono riuscito a vincere la prima partita. Non era facile contro una diretta concorrente, però come ti ripeto io sono contento, ma dello spirito della squadra. Poi partita non è stata una partita esaltante, partita bellissima, però andiamo ad analizzare le palle gol. Noi abbiamo avuto sicuramente due o tre situazioni che potevamo addirittura chiuderla e soffrire di meno. Angelone, una partita storta dall'inizio con quell'episodio dopo due minuti che poi ha condizionato tutta la prestazione. Una partita brutta, oggi da rimborsare il biglietto agli spettatori sia dall'una che dall'altra parte, perché sinceramente oggi il livello in campo era veramente scarso, soprattutto come attenzione, come determinazione, come voglia di giocare al calcio. Oggi veramente, poi la terna ci ha messo del suo, scarsa anche la terna, veramente oggi i tifosi, quei poi che c'erano, andavano rimborsati il biglietto. Ecco, cosa rimprovera alla sua squadra per questa brutta prestazione, come lei ha detto? L'approccio alla gara e la non reazione dopo il gol avvenuto sul nostro retropassaggio sbagliato. L'unico tiro in porta poi nell'arco dei 90 minuti, mi sembra, tutte e due le squadre, il retropassaggio nostro da centrocampo. E quindi la convinzione di poter riprendere la partita e di raggiungere un obiettivo importante che per il nostro paese è fondamentale, rimanere in Serie D. Se qualcuno che non vuole raggiungere questo obiettivo o ha paura di raggiungere questo obiettivo, adesso vediamo, ne parleremo alla società, vediamo se è il caso di continuare in questo modo oppure se cambiare qualcosa. Quanto peserà l'espulsione di Torbidone? Ma Torbidone è la seconda volta che viene espulso quest'anno, forse il nervosismo ci penalizza troppo. Poi ecco, là c'era fallo su Torbidone, non fischiato, lui ha protestato, è stato espulso, ha sbagliato due volte perché non doveva farsi cacciare fuori, perché è recidivo in questa cosa e non va bene, quindi prenderemo dei provvedimenti anche per questa espulsione. Però ripeto, al di là dell'espulsione, oggi non mi è piaciuta proprio tutta la situazione, squadra, arbitrato. Sarà una partita bruttissima, non degna di questa categoria. Un plauso particolare anche a Pellegrino per il gol e per la sua prestazione. Tu apprezzi molto, bisogna dire, le sue caratteristiche. Ma io ho sempre detto, ragazzi, ma io devo prendere un attaccante che vuole 5-6 mila euro al mese, no? Al mese, se 2-3 mesi mi chiedono, mister, ci sta questo, ci sta quell'altro. Io già ve l'ho detto, a me mi chiama un procuratore, mi propone Pellegrino, un 94, ha fatto 17-18 gol nel settore giovanile, e fallo venire. Ma io appena l'ho visto, ho visto che ha qualità di centravanti, è forte di testa, sa coprire palla, perché non provarlo e metterlo dentro? Poi lui vedo che mi segue tantissimo, sai che io sono stato un attaccante. Ne approfitta per chiedermi pure qualche consiglio. È un ragazzo umile, intelligente, ha fatto due partite, due gol, è un 94, perciò e guadagna 400 euro al mese, perciò bisogna guardare pure questo, perché sappiamo bene che Sulmona in che condizione economica è. Ringraziamo sicuramente chi ci sta vicino, Sinibaldi, Daniela, il segretario, tutta gente che io vedo tutti i giorni, dico un grazie a loro perché mi stanno veramente vicino e stanno vicino ai ragazzi. Hanno pagato il primo mese, il 30 hanno pagato, niente, aspettiamo con ansia di prendere il secondo stipendio perché i ragazzi lo meritano tutto. Però ti ho detto, io sono stato sempre tranquillo e sereno fino a un certo punto, però io non volevo prendere quella batosta di domenica, perché eravamo sempre scesi in campo con la determinazione, con la cattiveria, siamo usciti sempre da campo tra gli applausi dei nostri tifosi, perciò a me mi ha fatto male tantissimo, perché poi la Fermana è una signora squadra, ripeto, però ce le siamo fatte noi, 4 su 5 ce le siamo fatte noi. Però oggi cancelliamo subito quella giornata. È una giornata, vede, il calcio purtroppo il calcio è bello per questo, perché già domenica prossima è un'altra verifica, perciò dimentichiamolo subito. Mi fa piacere che loro erano contenti, entusiasti, perché si allenano seriamente, sapete in che condizioni. Perciò io ho detto, io non trovo alibi, io sapevo cosa venivo incontro, sapevo a chi andavo ad allenare, perciò io non ho paura di nessuno, non ho avuto paura da calciatore e non ho paura neanche da allenatore. Un grazie ai ragazzi della curva, sì, perché sono stati veramente immensi sia in settimane che hanno incitato i ragazzi e sia ad oggi, e questo sicuramente gli fa onore, e speriamo tutti quanti insieme di dare ancora qualche soddisfazione a questi ragazzi. Però oggi sono tre punti importantissimi per il futuro.